Eccoci qua in diretta. Allora, come dicevamo prima fuori onda, ci prendiamo un minuto per condividere sulle nostre pagine. Ok. Tanto buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Siamo Daniela del blog Chi ride libri, Eleonora del blog Read and Play e niente po' di meno che Alice Basso. Adesso andiamo a intervistarla, dateci un momento solo. Allora, tanto c'è una persona in linea per ora. Dunque, Che salutiamo. che salutiamo, sì, certo. Dunque, sono su Chi ride libri, dovrei che la Siamo le condivido. maghe del premio del tempo, Sì, le maghe ci del sei quarto riuscita. d'ora accademico. Ok. Allora, no, mi fa condividere, perfetto. Ok, ci siamo, salutiamo, siamo in tre adesso, salutiamo tutti quanti. Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, come dicevo, io inizio, poi arriveranno gli altri man mano, se mai recuperano le informazioni. Siamo qua, io Daniela di Chi di Libri, Eleonora di Read & Play e Alice Basso, scrittrice. Che intervisteremo questa sera con una formula un po' particolare, un po' diversa, cioè tramite degli abbinamenti. Noi facciamo questi blog tour sensoriali, quindi abbiniamo un libro a qualcosa di particolare. L'ultimo libro che ha scritto, dopo aver terminato la saga di Vani Sarka, è meravigliosa che abbiamo amato tutti, c'è quella di Anita Bo, altro personaggio meraviglioso. Anche se devo dire che trovo delle similitudini, delle somiglianze con Vani. No? D'accordo. Ah, ok, avevo capito. Assolutamente. No, no, era una faccia molto, come dire, compunta e seriosa, quindi lo so. Seriosa. Sì. Salutiamo Con un Cristina. granchio sulla spalla. Un granchio di peluche sulla spalla che peraltro vi mostro da vicino. Ecco. Bellissimo, ma ce l'ha un nome? Sai che no? E questo è molto strano, ora come lo fai focalizzare? Giusto Di solito per le cose. inventarlo. Alla fine di questa trasmissione ce l'avrà. Benissimo, c'è anche Michela che salutiamo. Senti, allora parto con una domanda e poi partiamo con gli abbinamenti. E volevo sapere, no, volevo sapere, volevo che tu ci parlassi un po' di te, di quello che vuoi, ovviamente, e poi ci raccontassi, perché trovo che sia molto interessante, come è nato il personaggio di Anita e poi partiamo con gli abbinamenti. Va bene, io non vedo l'ora tra l'altro di sentire gli abbinamenti perché mi aspetto grandissime cose. Sono state preannunciate nel fuori onda grandissime cose. Comunque, Noi io. salutiamo tutti quelli che arrivano intanto. Ciao Ivan, ciao a tutti quanti. Ci salutano. Eccoci. Quindi, questo è il momento in cui chiacchieriamo liberamente in attesa che i ragazzi entrino in aula, giusto? Quindi Sì, possiamo anche dire delle cose sì, sì, sì. assolutamente stupide Momento senza. caffeggio, poi ci trasformiamo in quelle serie. Adesso facciamo. Sì, mi piacerebbe. Allora, prendiamo tempo rispondendo alla tua domanda di prima, che sarebbe come è nato il personaggio di Anita, giusto? Ricordo bene, perché sono passati ben 4 secondi, potrei essermi dimenticata di Abbiamo la memoria Marco. dei pesci rossi, fantastico. Esatto. Lui ha una memoria molto migliore della mia, secondo me, cioè l'animato vero, il granchio deve avere una memoria migliore del pesce rosso, io ora. Allora, com'è nato il personaggio di Anita? Dunque, io stavo studiando qualche tempo fa, un paio d'annetti fa, delle cose che mi piacevano tantissimo e una di queste cose che non c'entravano assolutamente niente con i libri che stavo scrivendo, perché questa, per esempio, derivava da uno, se volevano uno spettacolo teatrale, anche se non era esattamente quello, che mi era stato commissionato. E questa è un'altra cosa divertente perché in genere i lavori su commissione vengono considerati la cosa meno stimolante, invece questo si è rivelato proprio un pozzo di spunti. E questo lavoro implicava che io studiassi la storia. Abbiamo la nuova, la Sì, e io new entri. Ciao Giorgio, l'ho fatto entrare e scusate, saluto anche il papà che mi sta guardando. È mio entry, ciao! papà. Allora aspetta che metto il telefono in orizzontale anch'io, no? Perché così sono a testa Non in giù. perché così mi devo. Sono tutte anche così, com'è questa storia? Aspetta, allora. Ciao Lara. Lara. Non c'è niente da fare, sono quasi tentata di fare così la trasmissione, ma so, sento che Però ci non è vuole un l'ideale. Vediamo no. se.
Esatto, ci catapultiamo tutte dall'altra parte. Sto guardando, no, no, sì, forse. Aspetta, vediamo se così. Ma che? Non c'è Così, niente ma da fare, niente. Sono costretta a così rimanere. che E vabbè, pazienza. Resterò così. Con il protetto stretto come i santini dei criteri, lo stesso. saluto la famiglia. Chissà. Papà e mamma che mi guardano, li saluto. Bello. Allora, sì, dicevamo se vuoi riprendere, se no partiamo con gli Sì, abbinamenti. scusami, Dimmi tu, Alice. sì. Perché mi sono distratta a guardare i messaggi della tua famiglia, mi stavo intenerendo, allora ho perso il filo del discorso, ma torniamo a bomba. Tanto guarda, Anche era molto. Sì. perché mia mamma sa benissimo dalla nostra precedente intervista com'è andata, cioè che no, guarda, la racconto brevemente, il fuori onda accennato. Praticamente devo fare l'intervista in radio, quindi devo registrarla. Tu, super gentile, disponibile, tutto quanto, mi concedi durante la tua pausa pranzo il tempo, quindi voglio dire, ok, io faccio tutte le prove. Bellissima intervista, ci divertiamo un casino, sforiamo il tempo, 10 minuti, ne facciamo 20, ma va bene, tanto poi sì, tanto ci siamo divertite. Vado a riascoltarla, il nulla, non avevo registrato una parola, No. niente. L'ho richiamata, stata, anzi no, ti ho mandato un messaggio WhatsApp perché ovviamente mi vergognavo da morire, super disponibile, rischeduliamo per il giorno successivo, stessa ora, ok, ricominciamo, poi... Un po' le domande erano preparate, ma andiamo sempre molto sul come ci viene, improvvisata, sulla domanda che era la mia domanda preferita, quella del quicksand, me lo ricordo. Mica suona il postino. Hanno dovuto tagliare tutta la domanda. Non è possibile. Ah, ciao Roberto. E quindi poi stasera invece ho preparato, preparato per l'intervista, ho mandato il link a tutti quanti. Faccio per collegarmi e StreamYard mi dice che non posso, che non sono io che ospito. Vabbè, ok, questo Sì, è ancora più beffardo. Guarda che deve è. farti entrare l'host, ma sono io E l'host. sono io l'host. Vabbè, riprendiamo con Anita. Beh, però sono cose divertenti, sono quelle cose che poi appunto racconti alla mamma e anche la mamma ride, voglio Sì, dire. ma per fortuna che eri tu, pensa fosse stato Vittorio Sgarbi, cioè per dire. Ah beh, secondo me le reazioni, l'importante era registrare le reazioni più che Sì, l'impostazione è no, vero, poi è vero. avrebbero fatto un sacco di audience. Allora, guarda, per finirti molto molto rapidamente la risposta. In pratica, la faccio il più breve possibile, nonostante la sintesi non sia esattamente fra le mie doti principali. La sintesi è l'altezza, diciamo che Madelatore è stata leggermente corta di braccini su queste cose. Comunque, stavo studiando delle cose relative alla vita delle dattilografe, alla professione delle dattilografe a inizio Novecento, e queste nozioni, questo mondo che mi si è aperto mi piaceva tantissimo e volevo assolutamente un pretesto per continuare a studiarlo. E un'altra cosa che stavo studiando mi piaceva un sacco era la storia dei giallisti sotto il fascismo, perché avevano un sacco di paletti, di imposizioni da rispettare, che rendevano molto avventurosa e tribolata la loro professione. Allora a un certo punto volevo assolutamente appunto un pretesto ufficiale per continuare a studiare queste cose, che altrimenti avrei dovuto abbandonare perché avevo finito di dovermene occupare. Lo spettacolo sulle dattilografe era stato fatto, il corso in cui c'entravano le nozioni sui giallisti era stato fatto e fine. Finché un giorno non mi è venuto in mente, mentre mi lavavo i denti, me lo ricordo benissimo, che avrei potuto inventare una serie in cui una dattilografa andasse a lavorare da un giallista nel ventennio. In questo modo avrei avuto il pretesto perfetto per continuare a studiare sia la storia delle dattilografe che quella dei giallisti sotto il fascismo, e basta, da lì il mondo che mi si era aperto si è ulteriormente allargato, ho cominciato a studiare come una pazza, godendoci tantissimo, perché sono argomenti appassionantissimi, pieni di sfaccettature. Sai come quando vai su Wikipedia e da link a link ti accorgi a un certo punto che hai No, perso un'ora e passi le mezza ore, e devi sì. partire cercando una stupidaggine? Esatto, sì, ho detto un'ora e mezza perché ho voluto essere così contenuta e dignitosa, ma in realtà può finire molto peggio. Ecco, ci sono certi argomenti che quando ci si piace. Comunque, ecco, è così. È nato perché ho proprio voglia di leggere, di studiare queste cose e approfondire queste cose. Poi il resto è venuto di conseguenza.
che tra l'altro in parte ci trasmette ovviamente una minima parte di quello che tu hai studiato, perché sennò diventerebbe un saggio e non un giallo, però questa cosa del giallo durante il fascismo io l'ho scoperta leggendoti. Bellissima. Sì, sono romanzi, però come dire, io penso che un po' si senta che sotto ci sono delle letture fondamentalmente di saggistica, oppure nozioni assorbite attraverso narrativa di altro genere, però comunque così di contesto che ho assorbito studiando. Sì, comunque la storia dei giallisti sotto il fascismo, infatti cioè, ci sono un sacco di saggi dedicati a questa dimensione, e il mio è un romanzo, però ci si potrebbero fare non uno ma 2000 saggi a riguardo, infatti. Sì. Ho letto, scusate, ogni tanto perdo il filo, mi distraggo come i bambini con i disturbi dell'attenzione, perché mi perdo a leggere le domande. Ho letto la domanda di Luca che dice: a chi non ha, scusami, no, di Ivan. Ivan, ci vedo anche poco, adesso sì. Ivan, a chi non ha ancora letto un tuo libro, da quando dovrebbe cominciare? Ma guarda, se posso rispondere direttamente io, stiamo proprio parlando del primo libro di una serie, per cui se vuoi cominciare da questo va benissimo. E questo si chiama Il morso della vipera. E sarà, se tutto va bene, il primo di 5 libri, per cui cominceresti da una testa di serie, insomma, dal primo di una serie. Posso contraddirti, Alice? Nel senso che secondo me devi iniziare da Vani, dall'imprevedibile piano della scrittrice senza nome, perché così se ha voglia di leggersi tutta la saga non deve aspettare. Io ho. Perché c'è questo piccolo dettaglio del fatto che se Quindi il deve primo ancora di scrivere. 5 ma ne esce uno all'anno, uno potrebbe anche Ecco. fa Invece fortuna. se inizia. No, ovviamente scherzavo, però perché io amo quando una saga mi piace, voglio leggerli tutti i libri, voglio andare avanti senza interruzioni. In effetti hai ragione. Mi hai fatto venire in Ah, mente Alice. quando io sono arrivata tardi su Harry Potter. Il mondo aveva già tutto quanto letto, Lascia stare, quindi io ho io iniziato dal terzo. ho iniziato dal primo, ma era uscito il sesto, quindi ho dovuto dopo aspettare. Li ho letti tutti di fila e poi ho dovuto aspettare un anno e mezzo, sì, un anno e mezzo, magari non è, molto di più per il settimo. Ed è stata una sofferenza. E poi quando è uscito me l'hanno spoilerato immediatamente. Il giorno stesso, l'annunciatrice di Rai 2, me lo ricordo come se fosse ieri. Sì, è Ah no, io ho stato un fatto caos. la fila fuori dalla libreria per comprarlo a mezzanotte. Vabbè, torniamo a noi. Che carina, vero? Che piaceva. Torniamo a noi. Allora, dicevamo che questa è un'intervista un po' diversa, cioè non parliamo direttamente del libro, ma ne parliamo attraverso degli abbinamenti che abbiamo pensato. Quindi ognuno di noi come blog abbinerà il morso della vipera a qualcosa di diverso. Partiamo, per creare un po' di ambiente, con la musica. Eleonora, Eccomi, il tuo turno. eccomi. Io appunto sono del blog Read and Play che, come dice il nome, abbina, crea le colonne sonore dei romanzi a partire dalle citazioni musicali presenti nei romanzi. Alice, appunto, nello stendere, nello scrivere il testo per Il morso della vipera non ha inserito citazioni musicali, e allora l'ho fatta lavorare di più e le ho chiesto di creare la colonna sonora lei stessa, di scegliere i brani per accompagnare appunto la lettura e i temi del morso della vipera, e gentilmente appunto ce l'ha fornita e la potete appunto trovare sul blog. Però Scusami, appunto. Eleonora, per caso ti sei preparato il link? Non te l'avevo chiesto. Vado a recuperarlo io mentre tu parli, tranquilla. Vado. Grande, grazie. Ok. Invece, appunto, per l'intervista di oggi, abbiamo come blog, come redazione, abbiamo partorito un abbinamento, appunto, che Alice non aveva scelto tra le canzoni che ha scelto, e l'abbinamento di oggi per Il morso della vipera è niente meno che. La faccio. Ilenia degli Circus. Oh, vedo una faccia stravolta di Alice e vado subito a spiegare i motivi della scelta di Ilenia, appunto del singolo del 2016 degli Zen Circus, che è contenuto nell'album Guarda caso, la terza guerra mondiale. Si chiama,
Perché? Innanzitutto partiamo dal video della canzone. Questa canzone ha appunto un video abbinato in cui c'è un terrazzo enorme, una piazza enorme, vuota, deserta, appunto. Questo è un fotogramma del video che vedete, e c'è questa ragazza bellissima che prende le bacchette della batteria e inizia a suonarla. E non la suona, come dire, con i mignolini alzati, tutta molto composta, no, si dà da fare sulle pelli, ecco. E quindi anche il video, secondo noi, calza molto il personaggio di Anita, no? Che è una donna, una ragazza molto femminista per l'epoca, no? Molto, molto che va contro lo stereotipo, in cui appunto ora, oltre al video, ci sono dei riferimenti molto precisi nel testo della canzone. Quali riferimenti precisi ci sono nel testo di Ilenia sulla figura di Anita, sul suo essere così una femminista ante litteram o comunque molto precoce per il fenomeno in Italia? C'è la parte in cui appunto la canzone dice: io non so parlare, il mio viso narra per me, ma non ho voglia di spiegare che poi in realtà so anche parlare. Infatti la Anita, cioè in tutto il libro, il mio viso narra per me, è proprio è quello che le succede, no? Il suo aspetto molto bello, molto grazioso, un effetto come Alice ha scelto di abbinare, lei ha scelto di abbinare Pretty Woman, la canzone, in riferimento all'effetto che Anita fa mentre passeggia. Quindi il suo viso narra per lei, ma in realtà lei sa anche parlare, quindi va un po' a cozzare contro lo stereotipo della ragazza bella, ma che se è bella è stupida o poco intelligente. Invece lei è bella, è intelligente, sa parlare, sa cavarsela nella vita, pur non avendo appunto, pur non rientrando nei canoni classici, no, della brava ragazza, per esempio brava a scuola, o che si fa mettere le spille sotto la gonna dalla mamma con molta obbedienza, no, non lo fa. Quindi appunto rompe questo stereotipo qua. E inoltre, un pezzetto più avanti, la canzone dice: mi piace fantasticare e mettere alla fine delle frasi il perché. E questo mettere alla fine delle frasi il perché dà un po' l'accento sulla voglia di capire il mondo che ha Anita, che essendo una donna, essendo una ragazza, essendo poco scolarizzata, essendo destinata a una certa vita insieme a un certo Corrado, lei alla fine delle frasi ci mette il suo perché, lo vuole cercare il suo perché, e durante tutto il romanzo è come se lo cerca il perché. L'altro tema grosso del libro, mi viene da dire, è appunto il fascismo, la narrazione sull'ambientazione e la narrazione sul fascismo. E appunto questa canzone contiene un paio di riferimenti, un paio di appunto frasi che possono essere ricondotte a questo. Per esempio dice: il mondo non ha unicorni, a voci, sempre le stesse voci, di una donna in silenzio e di uomini confusi. Il mondo non ha unicorni, ok, voglio dire, no, non è molto bellino. In quell'epoca non tutto va per il verso giusto. Il mondo, appunto, che non ha unicorni, non ha illusioni, non ha brillantini, ha voci, le stesse voci di una donna in silenzio. In realtà la donna in silenzio, che io ho collegato a Metella, in realtà, che è la mamma della Carolina, in realtà Metella parla, e come se parla, urla nella scena della cerimonia, ma viene messa in silenzio. E gli uomini confusi, voci di uomini confusi, che sono lì a guardarla e non,
cosa faccio? Vado contro i sei militanti che la vanno a bloccare, la aiuto, sto dalla parte sua, non si sa che parte prendere. E questa scena si ricollega anche al bridge e al ritornello della canzone che dice: Ilenia, qui le piazze sono affollate, ma innocue. Ormai le piazze fanno rivoluzioni solo quando sono vuote. Ilenia, la piazza è vuota, Ilenia, la piazza è muta. E qua mi è venuto in mente la scena in cui i genitori di Anita, Mariele e Ottavio, parlano appunto della situazione del paese, della Torino, appunto nel bel mezzo del ventennio, che si domandano cosa dovevamo fare, no? E appunto le piazze sono affollate, ma sono innocue, quindi c'è questa domanda che si fanno, no? Noi abbiamo visto che era una cosa con cui non eravamo d'accordo, non la condividevamo, ma cosa dovevamo fare? E qui ci si ricollega, secondo me, al punto centrale del libro, che nella canzone è riflesso in questa strofa, che dice: aspetto la rivoluzione, ma aspettare è non agire, scegliere di non scegliere, una scelta obbligata, che appunto secondo me è il punto centrale del libro, perché alla fine da quello che ho colto personalmente del libro, il messaggio è un po': scegli di scegliere, non scegli di non scegliere. Ovviamente se sto dicendo castronerie, Alice, tu... Ecco, no, è tutto giustissimo, punto per punto. Sono qua che penso, nella mia testa c'è un elenco con i pallini accanto da spuntare, li sto spuntando tutti uno dopo l'altro pensando cielo, 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 come le figurine, che tutti i punti che stai elencando sono perfettamente, trovano perfetta corrispondenza. Questo delle piazze vuote, e poi soprattutto, come dici tu, quello centrale dello scegliere di non scegliere. Addirittura nel libro ho piazzato due poesie dell'antologia di Spoon River che i personaggi ovviamente leggono, seppur di nascosto, perché nel 35 è uno dei proibiti della censura, che parlano tutti e due di questo, di due diverse sfaccettature di questo, dello scegliere di non scegliere. Cioè quella poesia che parla del fatto che a volte si dia per coraggioso, si dica che è più coraggioso colui, il famoso ragazzo spartano della leggenda che vuole che si lasciasse divorare dal lupo sotto il mantello senza emettere suono, e invece è più coraggioso strapparsi di dosso il lupo e elevarsi, insomma, no? questo tarlo che ti rode sotterraneamente, no? quindi scegliere di liberarsi da questo tormento che ti rode. E poi l'altra famosissima, che è forse la più famosa della James Spoon River, che è quella della famosa della barca che anela al mare pur lo teme, no? Quella la confessione del personaggio che dice: io potevo scegliere l'amore ma non l'ho scelto perché mi avrebbe fatto paura il tormento che portava, potevo scegliere la vita, l'avventura, ma ho temuto questo, quest'altro, alla fine sono rimasto come appunto una nave nel porto che ha paura di prendere il largo. Quindi perfetto, proprio hai azzeccato in pieno questo verso, ma no, sembra che l'abbiano scritta per questo libro, questa canzone. Ma anche il video, perché a proposito dello strappato... Scusami un attimo, Eleonora, scusami se interrompo. Ce l'hai il link? Me lo puoi mandare via WhatsApp, riesci? O lo scrivi tu nei commenti? Così lo postiamo e... Perfetto. Perfetto, tra un minuto, perché ho il telefono occupato, perché a proposito dello strappato... anche il video c'entra di brutto. Salutiamo anche Maria Lucia Santoro. C'è un fotogramma, che è questo, spero che si veda, in cui c'è appunto la ragazza che suona la batteria. E a un certo punto, quando parte questo, la parte finale, in quella che dice, dopo lo dico cosa dice, che parte con una rullata sul rullante, una rullata molto forte che dà la carica, parte appunto l'immagine della ragazza che si stacca da dove è seduta, e si stacca e inizia a correre, no? E a me ha dato l'idea di questo strapparsi sto lupo e lanciarsi, no? Nell'azione. Mi ha dato proprio questa sensazione qua. Dopo questo, che lei si lancia nell'azione insieme a Sebastiano, e cosa fanno?
iniziano a scrivere questi iniziano a scrivere insieme, no? E all'inizio, infatti, il primo verso della canzone è "Scrivere mi riesce meglio". E anche qua va contro gli stereotipi, perché Sebastiano, quello, no? Il traduttore, l'autore acclamato, no? Lo scrittore ufficiale, esaltato anche dal regime, perché fa da voce ufficiale della letteratura di regime, suo malgrado, poverino, però. Scrive grandissimi racconti. Infatti, e appunto, e poi si rivela che Anita è molto più brava di lui a scrivere, quindi è anche questo un ribaltamento, no? della prospettiva o delle solite cose che uno può pensare. E a proposito dei sublimi racconti che scrive Sebastiano sul commissario Bonomo, è incredibile come anche in questa canzone alla fine dica. C'è un pezzo che dica che mi ha fatto morire dal ridere, pensando abbinandolo alle indagini del commissario Bonomo, dice: "Pochi brividi o sussulti, molta prosa, troppa noia". Cioè, voglio dire... È perfetto! Perfetto, è incredibile, è su misura! guarda, mi scuso con i nostri spettatori che non dovessero aver ancora letto il libro, ma non siete tenuti ad averlo fatto, non vi preoccupate, nessuno ce l'ha con voi, però mi rendo conto che stiamo andiamo a prendere uno che noi sappiamo e loro ancora no, ma nel momento in cui dovessero scoprirle leggendo, sono certa che se si rivedessero questa intervista schiatterebbero da ridere, perché ci sono davvero delle analogie pazzesche. Hai trovato un pezzo incredibile, sembra veramente sartorializzato su questo libro, questa parte è veramente un brainstorming di redazione, abbiamo partorito questo, è fantastico. Fantastico. Eppure il finale della canzone, secondo me, coincide di brutto col finale del morso della vipera. Perché dice... di dirlo allora? O è un involontario spoiler che potremmo fare? Se no me lo dici da me nel fuori onda. No, dai, lascio il mistero. Leggo solo e faccio un'alzata di sopracciglio nel punto. Capisci, e poi quando le persone leggeranno capiranno di cosa parlo, che dice: "Qui tutto è razionale, solo obbligo e dovere", quindi il fascismo che bisogna fare, "qui dove vivi adesso, in un anelito del cuore, in attesa di un qualcosa, di un qualcuno, di un errore", e via con la scritta che lascia, vero, non era un spoiler, era... no, ho capito dove vuoi arrivare, sì, informazione. Questa schitarrata finale che ci accompagna emotivamente, secondo me con lo stesso mood emotivo che ha il finale del tuo libro. Quindi ascoltatevi nel circolo e leggete Il morso della vipera, perché è un libro, secondo me, è il libro del decennio, punto. Ho finito. Grazie. Che carina, grazie, è bellissimo, veramente sei stata super puntuale, precisa su tutte le corrispondenze, che forte, davvero, sono colpitissima, ci sono un sacco di analogie, sembra, sai, quelle interrogazioni per cui porti a casa il 10, no, al liceo, perché hai fatto tutti i collegamenti più incredibili, perfetti, persino il professore è rimasto sbalordito, non riteneva che tu riuscissi a trovare così tanti link, no, fra un tema e l'altro, una materia e l'altra, no? E quindi te ne vai da lì gasatissimo e ti senti super intelligente, padrone di tutto lo scibile umano, no? Uguale. Poi inciampi nei tuoi piedi sul marciapiede, finisce a testa in giù, ma va bene, ok? Questa è la situazione. È necessario che tu venga a sapersi, no? Beh, bell'abbinamento, caspita Eleonora, vero, complimenti. Niente. Che dice Alice? Poteva trovare qualcosa di meglio? Confidissima. No, ma poi adesso andrò sicura. Appena finiamo qua, conoscendomi, probabilmente la prima cosa che faccio è andare a cenare, perché ora che finiamo, veramente il mio stomaco si farà sentire, conoscendomi. Però mentre ceno, è possibile che io vada subito a sentirmi, senza neanche aspettare di finire la cena, a sentirmi il pezzo che io non conosco, per trovare tutte queste analogie. Quindi cenerai ascoltando musica e bevendo il vino, che
arriverà come consiglio. Ah, qua passiamo all'altra grande passione della vita. Sì. Tra l'altro, introduco intanto Giorgia che ci ha raggiunto in itinere, avevamo già iniziato. Ciao Giorgia, ben arrivata. Ciao. Allora, ciao. Noi dovevamo essere 4 blog. Ciao, lo dico per chi ci segue, c'è anche il blog di Desperate Bookswife, però sta lavorando e quindi non riesce a collegarsi. E Barbara di solito fa l'abbinamento col vino, avendo il vino il marito sommelier, le viene bene. Del resto abbiamo però anche Giorgia, che ha una tenuta e che quindi di vini se ne intende. Quindi stasera, come dicevamo nel fuori onda, esageriamo con l'alcol. Cioè, alcol non vedo quale sia il problema. No, ma neanche io. Se poi se arriva anche Barbara. E Giorgia però aveva anche l'abbinamento con la pianta. Inizia da quello da cui vuoi iniziare, se preferisci. Intanto Eleonora ci ha messo il link per la colonna sonora scelta. Ah, questa sì, l'avevo messa anch'io. Poi tra poco ci darà anche il link della musica. E Giorgia, quando vuoi... Mi vuoi il link al video? È quello della canzone anche. Perfetto, allora lo metto subito. Perché io non ho capito il titolo, cioè mi sono persa. Stavo andando a cercare la colonna sonora. Ilenia dei Zen Circus, vero? Zen Circus. Adesso lo metto io, non ti preoccupare. Fai tu, ok. Perfetto. Mi sentite? Sì, forte chiaro. Allora, ciao, ciao. Sono molto contenta di essere qui stasera. Io però ho preparato solo l'abbinamento col vino, non con la pianta stasera. Andiamo di vino, va benissimo, no problem. Perfetto. Come read and play, però mi accontento anche di un 6.5-7, dai. Allora, io ho fatto questo abbinamento perché mi sembrava quello più indicato. Io al morso della vipera, e in particolare alla storia di Anita, abbinerei un Sermedo Cabernet Sauvignon Riserva della tenuta Santa Croce, che è la tenuta per cui lavoro, quindi cioè, faccio anche un po' gioco in casa. E perché ho scelto questo tipo di vino? Che vi faccio vedere anche nella bottiglia, così vi fate un'idea di quella che può essere. La vedete? Eccola lì. Eccola qui. Allora, ho scelto una riserva del 2013, perché? Perché il tuo romanzo non è ambientato nel presente, ma è ambientato nel passato. Quindi ho scelto un vino che comunque non è un vino di quest'anno, ma è di diversi anni fa. È un vino che è intenso, profondo, dai sapori decisamente forti, dalla profumazione, che sa un po' di frutta unita al caffè. Quindi dà tante emozioni al palato. È un vino da meditazione, è un vino che va lasciato decantare. Quindi quando si apre la bottiglia, questo vino bisogna lasciarlo un po' decantare. Quindi questo l'ho trovato significativo perché anche Anita è una ragazza davvero molto spumeggiante, anche fin troppo esuberante. E nel corso del romanzo... le serve un po' lasciare decantare questo suo entusiasmo per capire la realtà a fondo, perché si lascia a volte un po' ingannare delle apparenze, soltanto dopo che ha riflettuto, si è scontrata con quella che è la realtà, si rende conto di come la verità non sempre è quella che lei percepisce. La verità va cercata anche dietro le apparenze, perché quella che è la verità di quel tempo non è una verità reale e spesso è nascosta da quelle che sono le politiche del tempo, questo clima di repressione, questo clima in cui si cerca di fare propaganda, quindi la verità non è quella che appare, ma quella che è dietro le apparenze. Quindi anche lei, secondo me, deve lasciare un po' decantare il suo entusiasmo, questa bellezza, questo suo entusiasmo per la vita, per vedere tutto con un po' più di consapevolezza. E quindi questo l'ho trovato un abbinamento giusto, cioè un vino che va lasciato, bisogna aspettare a berlo un pochettino di tempo, così come le sensazioni di Anita, cioè subito a me piacciono tantissimo, perlomeno io mi sono ritrovata questo suo entusiasmo, questa sua voglia di essere andare contro le regole, poi però lei si rende conto che bisogna fare attenzione, viene anche aiutata in questo da chi la circonda.
e questo la porterà a diventare una donna anche più matura, più consapevole, più sicura di sé rispetto alla ragazzina un po' più così frizzante che troviamo all'inizio. Cioè, dopo troviamo effettivamente un personaggio molto completo che io ho apprezzato tantissimo, mi è piaciuta tanto Anita, mi sono molto affezionata a lei in questo contesto storico soprattutto. Poi una cosa che mi è piaciuta in particolar modo è il fatto che questo vino viene di solito abbinato alle carni rosse, ai formaggi stagionati e alla polenta. E confondi la nostra Anita conosce la polenta, tanto polenta, io ho visto l'abbinamento, ho detto questo non può che mancare. E quindi ho detto, credo che questo sia la soluzione migliore per quello che mi riguardava. E con questo direi che ho trovato i due punti, secondo me, più calzanti. Perfetti, questa è un'altra cosa che capiamo noi che ce ne siamo letto e chi deve ancora leggerlo ancora non può capire, però no, siamo tutti però, riso come delle pazze quando abbiamo nominato la polenta. Questo modo di esprimersi di Anita è davvero molto, ha molto appeal, è molto molto brava. Ok, grande Giorgia. Adesso io riderò per tutta la sera per l'abbinamento con la polenta, sappilo. Una domanda che non c'entra assolutamente niente del certo. Tutto privato, fuori da ogni interesse letterario. Di dove sei? Io sono di Modena, però la tenuta a Montevideo si fa i bolognesi. Quindi se passi a, se passate a trovarmi, facciamo un incontro letterario a base di vino. Cioè ve la butto lì, Covid permettendo, il prossimo blog tour lo facciamo da Giorgia. Ma certo, io quando volete, lo spazio c'è, assolutamente, le distanze le possiamo mantenere come volete. Perfetto, ok, io ci sto, lo organizziamo. Bene. Lo chiedevo perché il tuo accento mi fa tantissimo casa, perché metà della mia famiglia è emiliana, e quindi quando sento le vocali in un certo modo così mi si... Ma Dio, ma mi si risveglia proprio il DNA, guarda! Bene, grazie. Grazie a te, Giorgia. Ah, tocca a me allora, intanto metto il link di Eleonora. L'ospite, la padrona di casa, nonostante Zoom, anzi StreamYard non volesse concedertelo. Sì, esatto, e mi diceva no. Ma allora, io non ho fatto tutti questi collegamenti, cioè un aspetto, ho visto Anita, magari leggo qualche brano, se non ti dispiace, ma veramente pochissime righe, ce n'è uno che mi ha fatto morire dal ridere, perché lei si è fidanzata con Corrado, mi veniva il nome, e lui le dice: mi vedo rientrare a casa dal negozio la sera dopo una giornata di onesto lavoro, tu che mi apri la porta, bellissima, con un grembiule bianco che ti fa sembrare una Madonna, in braccio il nostro ultimo genito, appena appena nato, un bel bimbo roseo di 5 kg. 5 kg! Hai idea di quanto sei grosso un neonato di 5 kg, dice Anita, che fra l'altro sta anche chiedendosi quanto sia verosimile sfoggiare un grembiule immacolato dopo aver maneggiato un neonato tutto il giorno. Esatto. E poi va avanti, perché e nel tinello mi aspettano gli altri 5 piccini, Giosuè, Gabriele, Alberto, Cornelia, Maria, cioè nel senso che, a parte l'ironia continua che anche Anita, e questo vabbè fa parte di te, quindi la metti sempre nei tuoi personaggi, c'è questa Anita, come dicevano loro, che è una bella ragazza, molto, e come le dice... le ragazze, noi belle siamo delle oche, quindi senza cervello, così ci vedono gli altri, impariamo a sfruttare questo pregiudizio. Lei assolutamente non è oca, ed è, mi ha fatto venire in mente un animale che tu lo vedi tutto carino, dolce, a un certo punto si trasforma e diventa una iena. Se riesco ve lo faccio vedere. Aspetta, perché... Vediamo. Rullo di tamburo? No. Sì, che non me lo fa vedere. No, perché? Vabbè, ci riprovo. Devo farvelo vedere dal cellulare, ma dal cellulare si vede male e quindi volevo evitare. Ma provate a indovinare che cos'è? No, non vi viene in mente. No? Che in realtà è tremendo e aggressivo. Sì, le lontre ho scoperto ultimamente che hanno un'anima pessima. Veramente disdicevole di provvedere.
Non la sapevo questa cosa delle lontre. No, no, questo è un animale. È uno particolare perché non riesco a farvelo vedere. Devo prenderlo anch'io dal cellulare. Non volevo perché volevo fare il condividi video. E niente. Lo faccio vedere un secondo solo. E dopo il mio, dopo farmi vedere il mio. Oh. Il è o non è il gatto con gli stivali di Shrek? Dolce, 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 che tutti sottovalutano, ma come sei carino! E poi tira fuori la sciabola e le ammazza tutte. E poi dice rispettosamente le zucche. Non me la ricordavo, mannaggia. Io mi ricordavo solo la scena. Ecco, vedi. Quindi ci sono più collegamenti di quanto pensassi. Ora guarderò il gatto di Shrek con occhi diversi, non saprò più guardarlo con la stessa innocenza di prima dopo questo abbinamento. Da, guarda, mentre leggevo, veramente, giuro, ancora prima di pensare di fare il blog tour, me l'ha ricordato, cioè, perché ma anche per la reazione degli altri, oltre a lei che si pone in un certo modo e che poi invece sfodera altre armi come durante il colloquio di lavoro, che fa veramente da bastarda, per non dire un'altra parola, no? Lei sfrutta le doti che ha, cioè fa bene, e poi si mostra per quel che è, insomma. Che altro animale sì. avresti messo a parte il granchio? Sempre a beneficio di chi non dovesse avere letto il libro, Anita, per l'appunto, una ragazza molto molto bella, formosa, forma clessidra, capello nero lucido, no? Tutto l'armamentario della bellezza italiana d'antan, da film, oddio, noi le vediamo più che altro nei film del dopoguerra, queste bellezze qui, naturalmente, essendo il libro ambientato nel 35, si fa un salto indietro, in realtà, prima della guerra, però il concetto è sempre quello, quella bellezza molto retro, però anche molto, molto femminile, no? Che è. Però non è riassunta nella sua bellezza, lei cioè, è consapevole del fatto che tutti la vedano come una bella ragazza e si fermino lì, però siccome lei ha un grande istinto di autonomia, di ribellione, ha capito che forse, come hai detto tu, no? Sfruttare queste frecce al suo arco che la bellezza le dà per arrivare a qualcos'altro, per ottenersi i suoi spazi di autonomia e di libertà d'azione, è una cosa che lei può fare, sono gli unici strumenti che ha a sua disposizione. Mamma mia, come sto parlando male, ragazzi, nessuno direbbe mai che faccio la scrittrice. Comunque fido nel fatto che voi siete indulgenti. Comunque sì, è una bella ragazza che sa che sembrare bella e ingenua a volte porta dei vantaggi se sfruttato nel modo giusto, e quindi ogni tanto, insomma, usa qualche trucchetto per ricavarsi i suoi spazi di libertà. Ma abbiamo un ospite! A proposito di bellezza travolgente! Pazzo, si è fatto vedere, se ne va. Sì, vuoi sentire? Perché non vi sente? Perché ho le cuffie. Sì, grazie, amore mio. Ok. Ma che biondino! Sì. No, nel senso che da parte sia della mia famiglia che della sua famiglia, a parte me e lui che siamo neri con gli occhi scuri, sono chiari. Cioè, la domanda anche è... È figlio come? Tuo? È figlio sì. tuo? Non lo so, guarda, credimi, a volte lo guardo e dico, boh, cioè, se non me l'avessero fatto vedere appena nato, penserei che l'abbiano scambiato in culla, giuro, perché... Biondo biondo con gli occhi azzurri. Bene. Guarda, se ti può consolare, io ho quasi tutti i cuginetti di parte paterna che sono biondissimi con gli occhi azzurrissimi, sembrano tanti piccoli tedeschini, per non dire tanti piccoli angioletti, e ogni tanto riguardo una parte di me pensa siete bellissimi, e un'altra parte pensa ma come facciamo ad avere lo stesso DNA, cosa è successo, cosa che si è perso quando è arrivato dalla mia parte. Scusate che è arrivato appunto il piccolo, devo sbaraccare le cose che ho spostato. Bene, senti Alice, ti sono piaciuti? Tantissimo, mi sono piaciuti un sacco e devo dire che appunto un po' mi dispiace per chi non avesse letto il libro, perché ci sono stati tantissimi cosiddetti inside jokes in questi abbinamenti. No, no, la polenta Giorgia resterà. Siamo noi, no, veramente straordinari, no, tutti veramente bellissimi.
E quindi io torno a casa tutta soddisfatta, anche perché questi sono questi giochi qua con collegamenti, abbinamenti, associazioni mentali e così via, sono quelle cose che ti fanno capire che il tuo libro è stato letto e metabolizzato, no? Hai capito attentamente e è stato oggetto di riflessioni, di lavoro, ricerche, mi fa un piacere infinito, è proprio una, come dire, una serenata per l'ego. Quindi io stasera torno alla vita con un ego grossissimo, pieno di rotoline di ciccia come un Buddha. E guarda, è una restituzione del piacere che tu hai dato a noi nel poterlo leggere, nel poter leggere una storia così, perché proprio è un puro piacere che però non è fine a se stesso. Perché alla fine un po' il calcetto in quel posto te lo dà per fare appunto scegliere e non scegliere. Tra l'altro posso dire l'altro paio di cose sul libro che non sono emerse ma che a me hanno colpito. Allora, intanto il fatto che tu in ogni libro, lo sai, ne abbiamo parlato un'altra volta, c'è una cultura letteraria del Novecento pazzesca e ogni volta la riversi nei libri e per me cerco proprio di assorbirla, ecco, è nutrimento, perché è bellissimo leggere, perché a te viene con naturalezza, con scioltezza, cioè si vede che proprio è tuo, che fa parte di te e che ti viene da trasmetterlo. E questo, grazie, perché devo ancora leggere Chandler, però ok. E poi, anche qua, cioè, dentro il libro. E l'altra cosa che non è emersa, ma che a me ha fatto ridere troppo, era l'ironia con cui, ma la gentile ironia con cui perculi il fascismo. In maniera veramente, scusate, c'è un bimbo nel cassetto, in maniera veramente educata, sottile neanche, non sempre, però insomma, bella, ecco. Beh, ma perché è un libro ambientato nel 35. Nel 35 la situazione del regime era particolare, perché non era ancora il 38, il 39, non sono quegli anni in cui non puoi che parlarne in maniera critica e bellicosa, no? Non puoi che essere, che prendere una posizione anche del 35, certamente, ma se tu fai parlare i personaggi che hanno la loro vita nel 35, che è un anno particolare, ancora non si sono bene resi conto di dove sta tirando l'aria, no? Di dove la corrente sta portando le cose, per cui tendenzialmente hanno un atteggiamento lievemente più possibilista, magari un po' dissidente così, però tendenzialmente ancora non era quell'atmosfera che consentisse di prendere chiaramente posizione. Poi sappiamo che quando uno c'è dentro è ancora meno chiara la visione che ha delle cose, quindi è ancora più difficile schierarsi subito con nettezza, con cognitore, con determinazione. E quindi quando sei Anita, che ha 20 anni ed è nel 35 immersa in una città in cui si percepisce, no, la presenza del regime, ma ancora in maniera sottile, non c'è ancora stata neanche la guerra d'Etiopia, così devi avere un intuito, no? Devi, come dire, se senti che le cose stanno andando in una maniera che non ti piace, lo senti in virtù del tuo intuito, del tuo naso, non perché succedano cose macroscopiche. E quindi è facile far passare, come dire, l'occhiata critica sul funzionario rionale, con quest'aria virile, con quest'aria un po' ridicola, no? Da maschio alfa. Che lei nota che non vanno bene, sono ancora sottili e facili da prendere per il culo, perché non sono ancora così terribilmente serie, sono tutte un po' grottesche. Sei piena di ospiti! Sì, e un'altra cosa, poi vi lascio andare, però una citazione, anzi una, non mi viene la parola, insomma, però c'è un personaggio che è importante, perché ha la sua importanza all'interno del libro, che si chiama Fiorio, che non è un caso, e no, lo dico perché io la seguo, mi piace un sacco, quindi quando ho visto il nome ho detto, eccola lì, l'amica che c'è, mi sta staccando, ecco, il piccolino, ha staccato la luce, scusate. C'è qualcuno che vuole prendere le redini? Io ho una domanda che è diretta. Fare una domanda un po' ilare, ma la scelta di chiamare, adesso non dico chi, dico solo il nome, John Dorcas Smith, no? Le cui iniziali sono J.D. Smith, è un
riferimento a una qualche serie televisiva anni 90 per caso o è del tutto casuale? Casuale. Rispetto alle serie televisive, casuale. Che cosa avevi in mente? Come, scusami? Non ho sentito. Scrubs. Ah! Oddio, non ci sarei mai arrivata. No, non ci avevo pensato, però mi fa piacere che ci sia questo tratto in comune, visto che l'ho sempre trovato una serie intelligente e un po' con dei contenuti. Sì, sì, sono onorata da questo paragone che pure non era stato... non era stato molto. Mi si è accesa la lampadina, ho detto John Dorcas, JD, ma glielo devo chiedere. Bella, guarda. Tanto per testimoniarti quanto io sia poco elastica su questi collegamenti, la mia prima protagonista, quella della serie, si chiama Silvana Sarca. Un giorno una ragazza mi ha detto, ma eravamo già tipo al quarto libro su cinque, mi ha detto, ma Sarca, perché fortemente Sarca, e io non ci avevo mai pensato. Giuro che è stata la prima persona a farmelo notare, cioè tutti, poi da lì ho capito che tutti pensavano che io l'avessi chiamata così apposta per sottolineare la sua forte componente sarcastica. Non mi era neanche mai passato per l'anticamera del cervello, semplicemente Sarca è un nome che nella mia città natale va fortissimo, perché è il nome di un grosso vialone che poi dà il nome anche a un centro commerciale, a un cinema eccetera, che attraverso la città ce l'avevo nelle orecchie. Quando ho scelto un nome, lo volevo corto, dalla sonorità un po' dura, mi è venuto in mente quello istintivamente, ma non ci avevo mai pensato, cioè voluta sta ragazza qua, cioè lo so che non va molto a mio favore tutto questo, ho raccontato il mondo profondamente, sono la persona meno perspicace del mondo, però è quel che è vero. Quando si dice che le storie nascono da sole. Sì, e le intenzioni... Ok. Bene, se c'è qualcos'altro, altrimenti penso che... Aspettiamo il prossimo libro. Sì, infatti. Il prossimo libro, beh, per quello che mi riguarda ho fatto la mia parte. Ho già consegnato la prima bozza, adesso sono in attesa che la leggano e quindi sono qui col fiato sospeso in attesa del responso. E se tutto va bene, dovrebbe essere il secondo di cinque. E dovrebbe uscire a primavera, però vediamo, insomma, non si sa mai, anche quest'anno sarebbe dovuto uscire a primavera il libro, poi per ragioni che tutti ne sappiamo, le uscite librarie sono state tutte posticipate, per cui non azzardo previsioni, non oso fare previsioni, però se tutto va bene, dovrebbe essere così. Allora aspettiamo con ansia questo momento. Sì, 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 noi ci prepariamo intanto per altri abbinamenti. Sì, mi raccomando. Ci vediamo tutti da te, Giorgia, stavolta. Aspettaci, prepara le vite. Adesso tanto sono piuttosto... Non c'è la figlia, diciamo. Mm-hmm. Te la facciamo tanto noi. Abbiamo Eleonora che porta la musica, io che vi porto gli animali, se volete, bambini. Ok. Sentite, io ringrazio tantissimo Alice Basso. Grazie, Alice. Ringrazio anche Eleonora e Giorgia. Che grazie a voi. Con degli abbinamenti, una zecca sembrava veramente su misura, l'altro ha fatto morire da ridere. Belli, tutti e tre. Tutti e tre, sì, bellissimi. Grazie. Sì, bello, stato veramente... una presentazione particolare. Questa è stata una cosa da gruppo di lettura. Secondo me è proprio una di quelle conversazioni che si godono fra persone che hanno già condiviso, che vogliono fare un passo oltre. Purtroppo in Italia io dico sempre che questo tipo di conversazioni è rarissimo, perché si fanno un sacco di presentazioni in cui devi stare molto attento a non spoilerare, a non andare oltre un certo livello di superficialità, diciamo così, e purtroppo si fanno poche conversazioni fra chi ha già letto il libro, così per il puro piacere di banalizzare il libro, e questa invece è stata una di quelle presentazioni in cui ci siamo levate anche con lo sfizio là, e quindi mi è piaciuta moltissimo, l'ho trovata veramente particolare e rara. Grazie. Benissimo, quindi speriamo di farlo. C'è l'endorsement da parte di qualcuno, suppongo, della famiglia. Mia sorella. Vabbè, ma giusto, dai, ci sta. Ah, è una tua fan è sfigattata. Lei li ha letti tutti. Lei veramente li ha letti tutti e mi ha detto, sono subito collegata. Era più emozionata di me. Senti,
scusami, a proposito, un'ultima domanda, giusto per far vedere quanto sei grande. Tu in quanti paesi, in quante lingue sei già stata tradotta? In America Latina. La saga di Vani. Questo ancora. Ah, con la serie di Verso. Ok. Qua si stanno rispondendo un po' alle domande. Ok. Ciao Elisa. Elisa è fantastica, ormai è un'amicona. Bene, cioè siamo praticamente tutti nel tuo fan club qua. Decisamente. Sì, sì. Ok, dai, senti, io ringrazio ancora tantissimo tutti. Scusate, mi dispiace per... È carino. Uno dei 5 figli di Anita, glielo do. Diciamo, è vero, però anche così biondi con gli occhi azzurri se prendono dal papà. Ci stanno, beh, ma ci stanno, no? Visto il periodo andrebbero benissimo. Ok, grazie a tutti quelli che stanno. Io sì. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a voi, ragazzi. Buona serata. Grazie. Ciao. Ciao. Dai, dammi gli occhiali, amore.